Ciao bambini, bentrovati. Avete visto? Fortunatamente siamo ritornati a scuola e se rispetteremo tutti quanti le regole contro il coronavirus andrà sempre meglio. Non permetteremo che la scuola richiuda. Dopo diversi mesi è bello ed è emozionante poter riprendere le nostre attività in questo nuovo anno scolastico, poterci scambiare saluti, sorrisi e condividere le nostre esperienze finalmente in presenza, pur con tutte le precauzioni che dobbiamo attuare per noi stessi e anche per gli altri. Bene, io continuerò ad integrare le lezioni che affronteremo in classe, pubblicando nel mio canale YouTube altre video lezioni, così da intensificare e rafforzare quanto si svolgerà a scuola. La lezione che spiegherò oggi riguarderà il calore e di come agisce il calore sui corpi, cambiando lo stato di alcune sostanze e il loro aspetto. Per esempio, immaginiamo di essere in piena estate, fa molto caldo. Il gelato che stiamo mangiando, se non ci affrettiamo, si scioglie. Perché avviene questo? Perché il calore può trasformare i corpi e le sostanze materiali. Può causare, cioè, molte trasformazioni. A seconda dell'intensità del calore, la temperatura può aumentare o diminuire. Le sostanze possono cambiare forma, cioè si possono dilatare aumentando di volume. Le sostanze possono cambiare anche il loro stato, da solido a liquido o da liquido a gassoso. Le sostanze possono ancora trasformarsi totalmente. Molte sostanze solide sottoposte a calore fondono, cioè dallo stato solido passano allo stato liquido. Ho preparato per voi alcuni esperimenti. Prendiamo come esempio questo pezzo di burro, che riscaldato da sostanza solida diventerà sostanza liquida. Lo stesso nel frattempo faccio per il ghiaccio. C'è qualche cubetto di ghiaccio, lo metto qui. Guardate come sia il burro che il ghiaccio fondono. Questo fenomeno che state osservando viene chiamato fusione. In presenza di calore, però, non tutte le sostanze solide fondono. A differenza del burro, del ghiaccio, di cui abbiamo appena visto gli esperimenti, della plastica che fonde, della cioccolata, il legno, la carne e la carta, ad esempio, non fondono. Il calore è una forma di energia chiamata energia termica che può essere trasmessa da un corpo ad un altro. Collegandoci alla struttura della materia fatta di molecole, di cui vi ho parlato nella prima video lezione sulla materia, più un corpo è caldo, più le sue molecole sono veloci. Ecco bambini, come questa immagine qua. Più calore ricevono queste molecole, più si muovono e sono veloci e si spargono. Più un corpo invece è freddo, più
più le sue molecole sono lente. Quando un corpo riceve calore, le molecole hanno l'energia per aumentare il loro movimento. Più il movimento aumenta e più le molecole si distanziano le une dalle altre. Il calore, bambini, agisce sulla materia provocando diversi effetti. Ci sono molti modi per produrre calore. Il sole, che è la principale fonte di calore sulla Terra, rende possibile la vita di tutti gli esseri viventi, ma anche l'uomo è in grado di produrre calore, ad esempio producendo il fuoco e bruciando qualcosa. Non tutte le sostanze però bruciano. I materiali che bruciano si chiamano combustibili, come ad esempio il legno e la carta. Se vediamo il legno bruciare dentro un cammino con il fuoco acceso o un foglio di carta sopra la fiammella di un fiammifero, si verifica il fenomeno della combustione. Ma perché ci sia la combustione è necessaria l'aria che contiene un gas, l'ossigeno. Proviamo a verificare quanto abbiamo appena detto. Con questo esperimento, se copriamo una candela accesa con un bicchiere, dopo poco la fiamma si spegnerà. Vedete, bambini, la candela si è spenta perché bruciando ha consumato l'ossigeno che era dentro il bicchiere. Un altro modo per produrre calore è lo sfregamento. Se per esempio sfreghiamo le nostre mani tra di loro, così, aumentando la velocità o la pressione dello sfregamento, succede che le mani si sono scaldate. Provate anche voi. Il calore si produce anche con l'elettricità, per esempio con l'uso degli elettrodomestici, alimentando il ferro da stiro, un phon, accendendo una lampadina. Io dimostro questo esperimento con una piccola lampadina che, se accesa, anch'essa produrrà il suo calore. Se la tocco, posso sentire il calore che emette quando è accesa. Ma ora chiediamoci, bambini, come si propaga il calore? Leggiamo insieme. Il calore può passare da un corpo ad un altro in tre diversi modi: per conduzione, per convezione, per irraggiamento. La conduzione avviene nei corpi solidi. Se avviciniamo un oggetto di metallo, come ad esempio un chiodo, ad una fiamma, tenendolo sempre con le dita, ad un certo punto dovremmo lasciarlo perché il calore si è propagato per contatto dalla parte dell'oggetto a contatto con la fiamma fino alla parte che tocchiamo con le nostre dita. La convezione invece nei liquidi la spieghiamo semplicemente. Ad esempio, quando la mamma mette a scaldare il latte sul fornello, usa un recipiente. Quindi il latte non tocca la fiamma, ma attraverso il calore propagato dal recipiente, esso si scalda fino all'ebollizione. Mentre nell'irraggiamento il calore si propaga attraverso le onde elettromagnetiche, come fa ad esempio il sole quando scalda la terra, quando asciuga i panni che stende la mamma,
quando vi asciuga dopo che avete fatto un bagno a mare. Abbiamo terminato, bambini, la nostra lezione con questi esperimenti. Mi raccomando, bambini, esercitatevi, ma non da soli, sempre con i vostri genitori. A questo punto vi saluto e vi abbraccio. Ciao a tutti dalla vostra maestra Mariangela.